Leo, il camioncino curioso, il grande camion gru. Siamo nel parco giochi. Quanti colori! Il robot blu spinge a terra un grosso anello gonfiabile. Ed ecco un altro grosso anello che cade pesantemente a terra. L'anello gonfiabile è pieno d'aria, ma è comunque pesante. Il robot rosso sta pensando come fare per mettere un anello sopra l'altro. Tutti insieme, vai! Oh no! Il robot viola è bloccato sotto l'anello gonfiabile. Aiutiamolo a liberarsi. Oh, non ce la facciamo. Grazie, Lifty! Vogliamo fare una piramide di anelli. Chi ci può aiutare? Guardate, il nostro amico Leo. Ha il cassone colmo di pezzi da assemblare. Ma dove sta andando? Oh, il carico era troppo alto e un pezzo è caduto all'ingresso del sottopasso. È un grosso gancio. A cosa servirà? Ciao, Leo! Sai come alzare questi anelli gonfiabili? Wow! Una cabina! È un grande veicolo! Montiamolo tutti insieme! Un robusto telaio, la cabina di pilotaggio, una piattaforma, i parafanghi posteriori e il serbatoio del carburante, quattro stabilizzatori, due da un lato e due dall'altro, quattro ruote, una, due, tre, quattro. Tutti questi pezzi, montandoli, formano un grosso braccio. Sì, abbiamo assemblato un camion gru! Oh. Manca il gancio! Leo, è indispensabile, dobbiamo trovarlo! No, non è dietro agli alberi. Leo, nemmeno qui. Leo, abbiamo visto cadere un gancio lungo la strada, prima del ponte. Sembra proprio un gancio per gru. Evviva! È il suo gancio! La gru può assemblare la piramide. Mettiamo l'anello blu su quello viola. E poi mettiamo quello rosso. E l'anello giallo. E poi quello verde. Ecco la piramide di anelli gonfiabili. Che bellissimi colori. Grazie, camion gru.
Leo, Lifty, che colori! Viene voglia di abbracciarla! Robot, salutiamo i nostri amici bambini! Ciao! Alla prossima puntata con Leo, il camioncino curioso! Leo, il camion curioso e la gru posatubi! Brrr, una bella doccia con tanto di spazzole! Ehi, ma tu sei Max! Ciao! Guardate come il robot rosso sollecita Scoop a scavare una buca. Scoop è perplesso. Scavare qui, nel parco giochi? E va bene, non sappiamo per quale motivo, ma scaviamo. Qui? No, il robot blu indica più a sinistra. No, il robot rosso più a destra. Forse c'è un tesoro nascosto, pensa Scoop. Vediamo. Acqua! Sì! L'acqua è un tesoro per tutti noi, ma in questo caso lo stiamo perdendo. Eh sì, Scoop ha rotto accidentalmente il tubo dell'acqua con la sua benna. Non arriva più acqua al lavaggio delle auto e Max non riesce a finire la doccia. Leo, guarda cosa abbiamo combinato! L'acqua è preziosa e si disperde nel terreno. Ci aiuti a riparare il danno? Giusto! Prima chiudiamo l'acqua con la grossa saracinesca. E poi scopriamo ancora di più il tubo. Eccolo! Guardate! Possiamo sostituire solo la parte rotta. Ma chi può farlo? Qualcuno ha un'idea. Cos'hai nel cassone, Leo? Qualcosa che può esserci utile. Quanti pezzi da comporre! Divertiamoci! Un telaio. Due cingoli. Una cabina. La sedia dell'operatore. Le leve per manovrare. Gli sportelli. I due fari. Wow! Un grosso braccio! E una grossa pinza! È un posatubi! Quello che ci serve! Ha una certa somiglianza a Scoop! Bellissimo! Guardate! Ha estratto il pezzo di tubo rotto! Guardate che buco! Cerchiamo un tubo nuovo? Può essere uno di questi? Vediamo. Questo curvo? Non ci interessa. Anche questo è curvo? No. Non ci serve. Questo sembra identico. Lo abbiamo trovato.
Perfetto! Il danno è riparato e possiamo aprire la saracinesca dell'acqua. L'acqua non si disperde più. Scoop, riempiamo lo scavo. Fatto! Max, ecco l'acqua! Bella giornata al parco giochi! Ciao Lily! La nostra amica decappottabile porta l'insegnante all'autoscuola. Lily sta per iniziare la seconda lezione per i veicoli da lavoro. Tutti entusiasti per l'autoscuola. Rosso, giallo, verde. La porta si apre e ha inizio la lezione. Tutti in aula! I veicoli da costruzione vanno ai loro posti. Ben arrivati, amici, e buona lezione! Ci siamo tutti! Oggi la prima prova consiste nell'installare un tetto su una casa. Seconda prova, inserire gli anelli in modo da formare una piramide. Pensate siano compiti troppo facili? Pensate siano compiti troppo facili? Bene, ci divertiremo insieme. Ma ora fatemi finire la presentazione. Terza prova. Inserire la bandiera sulla torre centrale del castello. Chi pensa di essere più adatto a svolgere questi compiti? Allora? Il camion gru! Vai, siamo con te! Il camion gru deve raggiungere le piattaforme per affrontare le prove assegnate dalla maestra Lily. Piattaforma blu. Prova numero 1. Installiamo il tetto sulla casetta. Il camion gru aziona gli stabilizzatori per non ribaltarsi durante l'uso della gru. Il tetto si è incastrato perfettamente! Camion gru, hai meritato la prima stella! Piattaforma rosa, prova numero 2! Qui dobbiamo formare una piramide,
stabilizzatore e... Qual è il primo anello? Il più grande. Wow! E ora sempre più piccoli. La forma di una piramide? Sì, con dei colori fantastici. Seconda stella per il camion gru. Piattaforma verde, prova numero 3. Qui dobbiamo mettere la bandiera sulla torre più alta del castello. Non vi sembra facile? Oh, attenzione! I cubi sono caduti! Se una prova va male, si può ripetere. Ripetere prova numero 3. Guardate, la gru questa volta va molto in alto e... La bandiera è al suo posto. Terza stella al camion gru. E in aula tutti lo festeggiano. Non ti sei scoraggiato, bravo. Domani la terza lezione con altre prove. A presto, amici. A presto, qui, all'autoscuola. Le macchinine colorate e la gru da demolizione. Le quattro macchinine colorate seguono l'escavatore. Oggi hanno un compito particolare. Sono in un cantiere e il casco di protezione è indispensabile. Parteciperanno alla demolizione di una vecchia casa disabitata. Pronte macchinine? Iniziamo! Prima cosa, chiediamo aiuto alla potente gru con la palla da demolizione. Ah, ma non è questa! La macchinina rossa aiuta a disporre i mattoni. E dietro ai mattoni c'è la prima parte della nostra gru. Sì, è da assemblare! È la cabina, prendiamola. La macchinina blu cerca qualcosa nell'autolavaggio. C'è un grande camion davanti agli pneumatici. Aiutiamolo a togliere il fango. E così se ne va. E la nostra amica può prendere le quattro ruote. La macchinina gialla cerca le parti che ci servono nei garage. Nel garage viola, solo secchi della spazzatura. Vediamo nel garage rosa. È pieno di secchi di vernice, non fanno al caso nostro. Il garage blu è pieno di scatole. Niente da fare. Vediamo quello arancione. Una paletta, mocio, spazzolone, sono strumenti per fare le pulizie. E in quello verde? Finalmente, macchinina gialla, il braccio meccanico! È quello che ci serve! Andiamo, macchinina! La macchinina verde ha individuato la palla da demolizione.
Una canna da pesca e sembra fatta. Attenzione. Oh, oh, issa! Sì! Andiamo ad assemblare il veicolo da demolizione. Le macchinine hanno trovato tutti i pezzi e possiamo costruire il veicolo che potrà aiutarci a demolire la vecchia casa abbandonata. Pronto! E voi macchinine siete pronte? Vediamo come si demolisce una vecchia casa. Wow! Fantastica questa gru da demolizione! È un veicolo che non conoscevamo. Avete un'altra sorpresa per la prossima puntata, macchinine? E allora a presto! Ciao!